Signore e signori, buongiorno, buona a tutti. Bentornati alla Quanta Village di Via Sietta Milano. Assisteremo ora al secondo incontro odierno tra Buonporto e Hockey Club Milano. Virtualmente ora è Buonporto a giocare in casa. Partita valevole per la qualificazione a quelle che saranno poi le finali che si disputeranno tra due weekend, non mi ricordo più una data, vabbè. Prima partita che ha visto vittoriosa la squadra dei rossoblù, ora inquadrata. Quindi Buonporto come ultima chance questa, deve assolutamente vincere per poi portare alla la bella la gara, insomma, e tentare appunto di approdare a quelli che poi sarà il weekend di finali. Rileggo velocemente le formazioni, sono sostanzialmente identiche a quelle di stamane, con numero 45 in porta Corazzari Emanuele, si è comportato benissimo nella prima partita. Incolpevole sostanzialmente su tutte le reti subite, ma così è. Insomma, poi col numero 26 Arina Tarantola, numero 38 Alex Santagiuliana, col numero 40 Giovanni Vergari, col numero 41 Samuele Vecchi, col numero 42 Federico Raimondi, col numero 43 Alessia Bergamini, capitano Angelica Cipriano, col 44 poi Tommaso Allegretti, col numero 46 con numero 48 Simone Parmigiani, con numero 50 Samuele Tomasini. I coach sono i signori Tarantola Alessandro e Lucchi Angelo, mentre per Milano con numero 5 Visagliana Reggi, con numero 7 Consagra Sofia, con numero 13 Grandelli Mattia, con numero 18 in porta Campagna Chiara. Subito intanto è partito il match e Milano si affaccia dalle parti di Corazzari. Dicevo, il 20 Appendino Mario, 21 Buratti Pietro, 24 Gironi Luca, no, penso che in questa partita non ci sia. Poi il numero 26 Quartuccio Riccardo, il numero 77 Cavicchioli Camilla, col numero 81 Redaelli Emma, il numero 88 Mariani Lorenzo, col numero 90 Billy Ascanio, col numero 98 Zuccardi Merli Brando, per gli amici Brando, e poi col numero 99 Longoni Enrico. Intanto Milano continua una situazione di forcing in attacco. Buratti, buona l'uscita dalla difesa degli Scomed, col solito capitano, l'ottima Bergamini. Attenzione, poi il disco perso proprio davanti in porta, in tuffo. Alina Tarantola, giocatrice che viene dalle fila del Novi, a deviare il tiro sotto porta di Visagliana. Poi prova a ripartire Buonporto, ma l'ottimo blocco di Mariani. E ora difende il disco, lascia un ottimo pack a Grandelli, ma Corazzari gli dice no. Allora da questa parte prova il tiro Allegretti, nulla di fatto. Ha fatto buona difesa il rossoblù. Mariani lancia lungo a cercare Grandelli, aggancia bene Mattia, poi prova il tiro, arriva la rete, infilato sul primo palo Corazzari qui. Ottimo gol di Mattia Grandelli, prima rete per Milano. Allora mi segnalano che purtroppo la giocatrice Angelica Cipriano è rimasta colpita durante la prima partita, ora ha dovuto, insomma, recarsi da approfondimenti diagnostici, speriamo nulla di grave per l'ottima giocatrice del Buonporto, colpita in pieno da un disco durante la prima partita. Quartuccio prova il tiro, ottima deviazione con la stecca di Corazzari. Qui da questa parte Villi,
fa rubare disco da Parmigiani, poi ritorna su di lui Villi e in combinazione con Appendino riprendono possesso. Quartuccio, l'ottimo passaggio su Grandelli, ha già segnato la prima rete, non sbaglia questa occasione sotto porta, Corazzari non può nulla, bravissimo Grandelli, seconda rete personale per lui. A 0 quando mancano 17 minuti e 23 alla fine del primo tempo. Milano subito iniziato in forcing anche questa partita. Bisagliana, velocissimo il furetto di Loreto, viene agganciato però dalla stecca di Tomasini, buon lavoro, poi può ripartire Bonporto, occasione Bisagliana, si lancia, c'è un fallo di Bisagliana. Fischia Gufler, sottettissima l'entrata irregolare di Bisagliana. Ha dovuto sacrificare sacrificarsi in tuffo il furetto di Loreto, si deve accomodare in panchina. Comunque nettissimo il fallo, giusta l'interpretazione qui dell'arbitro. E quindi subito Bonporto, occasione in power play. Qui è Bergamini che deve difendersi dagli attacchi di Buratti. Poi Tomasini sotto porta, ritorno su di lui di Mariani. Buon lavoro di Mariani, oggi ha giocato benissimo anche la prima partita. Da questa parte Tarantola a recuperare, passaggio lungo a Allegretti, restituisce a Bergamini, alza la testa il capitano del Bonporto, lascia a Tarantola, ritorno del pack sul numero 43. Ancora poi Bergamini, manca il passaggio, disco pericoloso per Buratti, si affaccia, preferisce tenere possesso del disco e lasciar scorrere ancora Buratti nella situazione, spazio per un tiro, fa partire un missile molto alato, ancora Buratti a difendere il pack, poi Brando, Mariani, riesce a tenere possesso Mariani, lascia Buratti, qui controlla bene il numero 21 del Milano, poi dribbling, si presenta davanti la porta, Corazzari allunga la stecca, poi miracolo di Gambale sul rientro di Brando, bravissimo Corazzari qui a dire di no all'attacco milanese, azione pericolosissima dei rossoblù. Corazzari in un primo intervento con la stecca, poi con le gambale. Ancora 12 secondi di power play per il giallo-blu di Bonporto. Appendino, lascia Villi. Tiro di Villi, disco che finisce tra le braccia di Corazzari senza problemi. Piccolo infortunio subito da Villi, non ha la solita potenza nel suo tiro, comunque ha giocato bene nella gestione del pack. Ultimi due secondi di vantaggio, adesso rientra Bisagliana, si fionda subito in panca per il cambio linee, da questa parte Bergamini. Quartuccio davanti a lei, Bergamini chiama a gran voce i propri compagni, chiede che si spostino, poi deve difendere il disco da Quartuccio, bravissima giocatrice
di Bonporto. Ancora Bergamini. Grandelli prova la pressione su Bergamini, è costretta a lanciare via il disco, non trova compagni. Allora Appendino recupera dietro alle spalle di Campagna. Villi. Lancia Appendino. Si accentra Appendino, poi fa un passaggio bellissimo, ma aveva capito tutto Bergamini. Allora prova a uscire Tarantola. Pacca al centro proprio per il capitano, capisce tutto Quartuccio. Poi disco ancora in possesso per Milano. Villi. Villi esce dalla propria difesa. Passaggio verso Grandelli. Non controlla Grandelli, allora Appendino dietro la porta. Ancora verso Villi. Poi Quartuccio, c'è spazio per lui. E invece cambia tutto verso Appendino. Bravissimo Quartuccio nel suo passaggio, ma ha fatto buona guardia a Tomasini. Che ora provando a rilanciare la compagna, ma Quartuccio fa buona guardia. Ma Grandelli, da questa parte non c'è nessuno. Allegretti. Fila dietro porta, la pressione ancora di Quartuccio, riesce bene Allegretti a servire Bergamini, che poi restituisce il pack, troppo lungo, non ci arriva, poi recupera Milano con Appendino, veloce, si accentra molto bene ancora, poi il passaggio verso Grandelli, ben posizionato, glielo restituisce, ma ha fatto buona guardia Tomasini, però molto bella l'iniziativa di Milano. Bergamini, che solo un compagno in avanti, non lo vede, poi arriva il passaggio e Villi, incredibile rientro del numero 90, Villi. Mariani chiama rimorchio Zuccardi, Merli, Brando, poi Mariani esce fuori, da questa parte c'è Buratti, non trova posizione Buratti, poi l'ottimo rientro di Tomasini, Buratti arriva fino al tiro, ma ben posizionato Corazzari questa volta, gli dice no. 11 minuti e 30 ancora da giocare. Qui c'è un time out chiamato dai rossoblù. Intanto mi hanno rassicurato sulla data dell'eventuale finale a cui una delle due squadre di oggi accederà, e si disputeranno 4 e 5 giugno, località ancora non definita, tutto aperto comunque, ancora
comporta il tiro. Arriva la parata in due tempi di Campagna, miracolo anche sul rientro di Tomasini. Poi da questa parte Bergamini. Esce col possesso del disco lungo la balaustra. Sfida bene. Poi dietro la porta, buon lavoro dell'ottima Bergamini. Poi non trova compagni per il tiro, Buratti dall'altra parte, rientro della difesa del Buonporto. Brando, spazio per Mariani, poi Bisagliana. Il blocco del numero 48 Parmigiani, ne esce in qualche modo Bisagliana, poi da questa parte Bergamini lancia via disco, in anticipo c'è Buratti. Buratti, attenzione, qui c'è un fallo imputato al giocatore di Buonporto, un po' fiscale qui Gufler. Allora Milano con calma, Brando lascia a Buratti, qui Mariani, si accentra Mariani, poi torna indietro Buratti, Brando, Mariani, fa girare molto bene Milano al disco, Buratti. Ricordiamo che Milano ha 5 giocatori di movimento in campo in virtù della penalità che è stata imputata al giocatore di Buonporto, non ho visto bene chi fosse, adesso poi vedremo. Comunque Gufler, braccio teso, qui Bergamini capisce le intenzioni di Buratti in anticipo su Brando, ad accomodarsi in panchina il numero 48 Parmigiani. Time out chiamato da Modena. Pronto per riprendere il match, stiamo per entrare negli ultimi 9 minuti di gioco in questo primo tempo. 2-0 per Milano, ma partita comunque che è ancora molto molto equilibrata, diverse le occasioni anche dei giocatori di Buonporto. Ora però Buonporto dovrà resistere per i prossimi 2 minuti con un giocatore in meno, qui Corazzari deve allungarsi, Bergamini recupera il disco e glielo cede. Giocatori di Buonporto che nella prima partita hanno stoicamente giocato e continuato ad attaccare anche fino agli ultimi secondi. Appendino lascia Quartuccio, Quartuccio alza la testa, molto bene il giovanissimo di Milano, Grandelli. Appendino lascia Quartuccio, fa partire il tiro. Non blocca Corazzari, ma disco che non passa. Poi Grandelli da questa parte, già segnato i primi 2 tiri. Corazzari si oppone con Gambale. Quartuccio da questa parte, c'è Grandelli libero. Poi il passaggio verso Villi dietro la porta. Ottima Bergamini. Lascia Tomasini. Poi di nuovo dalle parti di Bergamini il disco.
Poi Grandelli qui, ma buono il suo recupero. Quartuccio, qui adesso la difesa di Buonporto è un po' scoperta, rientra subito Bergamini che poi decide di allontanare. Appendino. 30 secondi. Grandelli. Quartuccio. Prova il tiro. L'ottima parata di Corazzari con lo scudo. Ancora Grandelli, ben beccato da Quartuccio. Stavolta tiro fuori misura. Forse c'è la deviazione di Tomasini. Ancora 10 secondi. Qui occasionissima. Quartuccio aveva servito uno splendido assist verso Villi che ha mancato il tap-in. Poi qui Pac che finisce addirittura dalle parti di Campagna. Appendino allontana un po' frettolosamente. Il rientro del numero 46 prova a servire al centro, un cross. Avrebbe dovuto tirare di testa il compagno per mandare il disco dentro, ma Appendino lascia disco a Grandelli, ancora un po' di pasticci qui in difesa. E allora Quartuccio, nulla, non si intendono ancora con Grandelli. Poi finalmente i rossoblù possono recuperare, molto bravi qui i giocatori di Buonporto, sono riusciti a resistere tutto il power killing. Quartuccio, entra la linea rosa per Milano, consagra dietro porta, una fretta di uscire, aspetta il rientro di Longoni, consagra, ci sarebbe spazio, preferisce passare da questa parte verso Longoni che non aggancia. Ah, Bisaiana. Poi Cavicchioli. Lascia consagra. In questa parte c'è Bisaiana. Parte il furettino di Loreto. Arriva davanti porta e poi il tiro, ma si stende col gambale Corazzari, bravissimo. Gli dice di no. Ha tagliato tutta la difesa Bisaiana. Poi qui consagra in ritardo su Bergamini, in possesso del disco. Consagra, prova a dargli pressione, si libera di lei con Bergamini. Sta giocatrice dotata di ottima visione di gioco. Lascia Tomasini. Chiama il giocatore alto Tomasini verso Bergamini che controlla bene. Pacca a Tarantola, ancora Tomasini. Muoviti Samu, muoviti! Tomasini prova a lasciare disco a Bergamini, però sbaglia qui la difesa del Buonporto. Allora Bisaiana con molta molta calma lascia a consagra, disco che rimane sotto i pattini, poi non è riuscita a girarsi, non ho visto bene chi fosse, comunque la parte opposta Longoni, la pressione, poi Tarantola. Dai, datemi pressione. Dai. Buon passaggio verso Vecchi che però non ha agganciato. Allora Bisaiana in recupero, ancora Vecchi, poi di nuovo Bisaiana. Dai, spingeteli un po'. Bisaiana si libera della pressione di Tarantola, poi davanti porta il tiro, la pinza, la classe di Corazzari dice di no ancora una volta. Dai, pressione. Portiere Corazzari che si è comportato benissimo anche durante la prima partita. Lascia il signor Guffler Pac. Mariani lancio lungo a controllare Bergamini con la stecca, poi si allunga Corazzari. Ancora 3 minuti e 30 di gioco.
Ha ben risposto finora con Porto ai continui attacchi dei milanesi. Brando lascia Mariani, restituisce il disco. Da questa parte Buratti, c'è spazio per lui, è un ottimo tiro il suo, però molto alto stavolta sopra la traversa. Allora Bisaiana verso Mariani. Buratti, il tiro e con la spalla il numero 40 era Vergari a deviare il sacrificio. Poi ancora un tiro, stavolta di Brando. Buratti dietro porta, prova a sorprendere la posizione di Corazzani, ma ben posizionato il portiere milanese, il modenese. Poi buona difesa di Bonporto, esce Tarantola col possesso, ha cercato Bergamini, ma capisce tutto Brando. E allora ora Mariani. Verso Buratti. Buratti alza la testa, guarda i giocatori liberi, Brando dietro porta, tutti i giocatori del Bonporto girati, poi Brando preferisce servire Mariani. Buratti da questa parte, Mariani, il tiro ed è la rete bellissima stavolta di Mariani, nulla può Corazzari, tiro di Mariani, una lavatrice scaraventata sull'angolo superiore destro, Corazzari nulla ha potuto qui, precisissimo Mariani in occasione di questa rete, quando manca 1 minuto e 51 secondi alla fine del primo tempo, Milano si porta quindi su 3-0. Appendino, lascia Quartuccio, Bergamini dietro porta, dotata di buona velocità e ottimo controllo la giocatrice numero 43 del Bonporto. Ha provato Quartuccio, invece giro completo di balaustra di Bergamini, poi il disco che torna dietro porta di Corazzari, ancora Bergamini, stavolta gli si oppone, qui c'è un body check di Grandelli, rimane bloccata a terra. Bergamini, persino coach Fiala alza la mano a indicare che forse insomma, ah sì, Grandelli comunque si deve effettivamente accomodare in panca. Allora, nuova occasione di power play per Bonporto. Prossimi due minuti, se non ci saranno reti, si andrà al secondo tempo, perché mancano solo 1 minuto e 16 secondi questo primo periodo. Quartuccio che lascia ad Appendino, da questa parte Villi prova a superare i giocatori di Bonporto, non riesce, allora Tarantola, passaggio verso Tomasini, le restituisce disco, buona distribuzione di Tarantola, ancora il numero 46 Allegretti, stavolta poi non controlla Tarantola, Tomasini da disco dietro Tarantola, c'è la pressione su di lei di Villi, poi il disco che finisce a Parmigiani al centro, ha cercato Tomasini, poi arriva il tiro di Tarantola, non riesce a dare la giusta potenza alla giocatrice di Novi Ligure, disco che è tranquillamente preda di Chiara Campagna, poi
Sarà Gufler ora di dare avvio alla partita, mancano 26 secondi. Tarantola da questa parte verso Allegretti, ancora Tarantola, attenzione alla pressione di Villi, stavolta è Quartuccio su Tarantola, ma distribuisce bene verso Tomasini, poi ancora gli dà il disco, Tarantola fa partire un ottimo tiro, qui alza un po' la stecca il numero 48 Parmegiani, ma non trova il disco, finisce qui il primo tempo. Saranno quindi 7 minuti di pausa, poi ci rivedremo, diretta comunque che continua.
tutto pronto per riprendere questo ultimo tempo. Milano conduce 3-0, però in questo momento ha un giocatore in meno in virtù della penalità imputata al giocatore numero 13 Grandelli. Attenzione, subito buon porto dalle parti di Campagna. Mariani fa buona guardia in difesa. Allora, prova in ripartenza, ma ritorno su di lui di Tomasini. Poi ancora Mariani in possesso del pack. A rifugiarsi dietro porta, ancora 15 secondi, poi potrà rientrare Grandelli. Brando riesce a servire Buratti, giocatore pericolosissimo. Il tiro di poco a lato. Allora da questa parte recupero di Bergamini, ha giocato due ottime partite questa giocatrice, adesso sul finire del primo tempo aveva subito appunto il body check di Grandelli, l'aveva atterrata, ha subito il colpo. Attenzione qui Buratti davanti alla porta di Corazzari che non si lascia incantare, gli dice di no. Provato a farlo spostare Buratti nel suo ubriacante dribbling, Corazzari è rimasto sul pezzo, quindi ancora un'ottima parata dell'ottimo portierone di Bonporto. Allora Quartuccio, disco che arriva Grandelli, buon lavoro di Grandelli a ripossessarsi del disco. Billy, il tiro ancora Corazzari nel suo intervento, poi allontana il pack, non è riuscito Grandelli a superarlo, o meglio è riuscito ma disco che si è impennato troppo, finito oltre la traversa. Quartuccio colpisce in pieno la maschera di Corazzari, rimane un po' intontito il portiere del Bonporto. Giustamente Gufler ferma il gioco, Corazzari si dovrà risistemare un pochino. C'è giusti applausi, l'ottimo portiere gialloblu. Adesso qui Quartuccio lascia Mariani, poi Grandelli, ancora, scusate, Rappendino, però non si capisce col compagno di squadra, qui il disco che sfila fino dalle parti di Campagna. Grandelli si deve liberare della pressione di Taranto, la lascia ad Appendino, lungo verso Quartuccio, da quest'altra parte c'è Villi tutto libero, lo serve ora, non aggancia bene però Villi. Allora rientro di Grandelli, il disco fermato dai pattini di Bergamini. Bergamini non riesce a liberarsi della pressione di Grandelli, poi la difesa, il buon porto in qualche maniera, rientra in possesso del disco Tarantola, sfila via dietro porta. Lancio lungo a cercare Tomasini, non aggancia, arriva ora, prova il gira, non è riuscito l'assist verso Parmigiani. Allora da questa parte è ancora Quartuccio, lascia ad Appendino, Quartuccio, da questa parte per Appendino. Grandelli prova il tiro, molto bello il tiro di Grandelli, finito di poco alla destra della porta. Allora ancora Quartuccio, il giovanissimo talento del Milano, qui una spinta da dietro forse non regolarissima, lascia correre Gufler, poi recupera Billy, ci sono due giocatori liberi, Billy non serve i propri compagni, lo fa ora dando disco a Quartuccio,
Tarante, prova a superare l'avversario, non riesce poi Tarantola, buon servizio verso Allegretti, allontana Campagna, poi disco dietro verso Tomasini, si libera dalla pressione di Villi, lascia Bergamini, ancora pressione, no, torna sui propri passi Grandelli, stavolta non sfila dietro la porta. Tomasini, questa parte Bergamini, Bergamini, una delle sue solite intrusioni, ha cercato di servire al centro, una volta non è riuscito l'assist della ottima giocatrice del Buonporto. Qui Grandelli tergiversa un po' troppo, allora Allegretti gli dà pressione, disco ancora in gioco, arriva Pendino, si libera da pressione dei giocatori, serve Consagra che ha provato il passaggio verso Redaelli, non è riuscito, allora Redaelli poi perde disco, in questa parte Parmigiani lungo la balaustra, serve al centro, l'ottimo pattino di Cavicchioli a bloccare tutto, poi Gufler ferma il gioco, non so però il motivo, gioco, ah, forse ha visto un contatto sul portiere, Gufler va a assicurarsi della situazione, l'ottimo arbitro. E qui il tiro, viene colpito in pieno Longoni che rimane a terra. Longoni è stato colpito in pieno. Rimane a terra Lodorante. Subito soccorso dal medico. Si rialza comunque Longoni, tutto a posto, riceve gli applausi. Colpito lì dove un uomo non dovrebbe essere mai colpito, ma purtroppo è il gioco. Medico che lo aiuta nella respirazione, tutto bene, nulla di grave per fortuna, solo una forte botta. Allora si riaccomoda Longoni in panchina, ottima prestazione quella odierna la sua. Nulla di grave, Longoni sembra potersi riprendere. Bravo comunque Gufler a fermare il gioco, il giocatore a terra. Quindi si riprende in zona d'attacco. Longoni è stato sostituito in questa linea da Buratti, è uscita anche Radaelli, è entrato Brando, quindi ci sono le ragazze Cavicchioli e Consagra con Brando e Buratti. È proprio Brando qui ad allontanare, poi l'intervento di Consagra per cercare di allontanare il disco, poi Tomasini prova il tiro, ma l'ottimo intervento di Cavicchioli. Allora Buratti in contropiede, lo segue a rotta Brando, però Buratti ha provato il tiro, non inquadrata la porta da questa parte, il numero 46, arriva fino al tiro, ci mette il gambale Campagna, poi Cavicchioli allontana verso Brando, gli restituisce il disco da questa parte Buratti. Buratti si gira bene, lascia pacca Brando, che non aggancia, allora Bergamini.
Gamini alla pressione di Brando, si libera bene la giocatrice numero 43 del Buon Porto. Brando le sta attaccato, alla fine cede il disco a Tomasini, ancora Brando su di lei. Questa parte si gira bene Allegretti, serve proprio Bergamini che poi va al tiro. Campagna non aggancia con la pinza. Poi da questa parte c'è la possibilità del contropiede. Buratti lascia con Sagra, ma ha capito tutto Tomasini che può ripartire. Da questa parte l'ottimo passaggio proprio per Tomasini, restituisce il disco a Santa Giuliana. Poi Comed preferiscono tornare sui propri passi, disco a Bergamini. Bergamini lascia Tomasini. Per entrare negli ultimi 12 secondi di gioco, aggancia Vecchi, si gira bene, prova a liberarsi della ancora una volta ottima difesa di Mariani, non ha lasciato passare nessuno. Marianino in difesa, quindi ora cede a Quartuccio. Da questa parte l'ottimo passaggio sottomano verso Visagliana, si libera bene Visagliana, si affaccia dalle parti di Corazzari, il tiro fortissimo, colpisce il lato esterno del palo, del primo palo. Allora ancora Milano, Quartuccio, passaggio splendido verso Vinni e arriva la rete. No, scusate, no, non si capisce bene. No, sì, ha segnato Vinni, non capivamo perché Vinni facesse quel segno di disperazione, invece disco effettivamente tratto anche per lo splendido assist di Quartuccio che l'ha servito benissimo. Corazzari a quel punto si era disteso, Vili non ha potuto sbagliare. Il quarto gol, la quarta rete di Milano quando mancano 11 minuti e 40 secondi alla fine della partita. Quartuccio a recuperare verso Appendino. Visagliana da questa parte incrocia a servire il giovanissimo talento. Quartuccio, ancora Appendino, scusate, Visagliana. Buona guardia di Bergamini, poi ancora Quartuccio, si gira bene, lascia da Appendino, poi subito di prima verso il curettino di Luretto. Buon servizio verso Quartuccio, bellissima, ottima distribuzione qui dei milanesi. Poi però Appendino in un primo momento aveva perso il pacco, poi ancora Quartuccio, finta, poi il tiro è andato sopra la traversa. Ancora Villi qui a recuperare. Bergamini non si lascia sorprendere, tiene bene posizione, poi il lancio lunghissimo in avanti. Appendino, perde pacca Appendino, rientra Visagliana, supera gli avversari Visagliana, sfila via anche a Tarantola, davanti a porta di Corazzari, poi il tiro fuori misura. Quartuccio si gira bene, doppio dribbling, ancora il tiro, ancora una volta sopra la traversa, ora recupera Villi, la pressione decisa di Tarantola. Sembrava lei. Appendino, scusate, non era Tarantola, era Raimondi Federico. Poi Appendino, Quartuccio, tiro, ferma col pattino, lo controlla Bergamini che poi al solito si sfila in zona sicura dietro la porta di Corazzari. Lunghissimo lancio di Bergamini a cercare
Raimondi non controlla, allontana Campagna, arriva Quartuccio, lascia Visagliana. Visagliana poi deve fare anche con lo stesso Quartuccio, non aveva visto che era il suo compagno per essere rientrato. Adesso Milano va al cambio linee. Stiamo per entrare negli ultimi 9 minuti di gioco. Mariani manda i suoi compagni in panca. Allora, da questa parte lancio lungo per il controllo di Grandelli, è davanti solo Bergamini, tiro Corazzari in due tempi a bloccare il pack. Doppio tiro, doppia parata del portiere del Buonporto. Mariani. Mariani gira tutta la, tutto il campo, poi perde il disco. Allora, da questa parte occasione, Tomasini, Mariani in tuffo, bravissimo in due tempi, poi il disco arriva dalle parti di Campagna che riceve anche la steccata. Disco ancora una volta difeso molto bene da Mariani, poi il pack era carambolato dalle parti di Campagna che ha potuto controllare abbastanza agevolmente. Grandelli da questa parte recupera il disco, cerca di controllare in qualche maniera, passaggio verso Mariani, ancora Grandelli, lascia indietro nuovamente per Mariani, da questa parte consagra. Disco che viene fatto viaggiare molto dai giocatori milanesi, chiama movimento il coach Fumagalli e coach Martin Fiala. Poi Bergamini si oppone all'avanzata di Mariani, qui poi Mariani recupera un buon disco, da questa parte Redaelli lancia verso Consagra, riesce a controllare, il passaggio un po' debole verso Mariani, allora intervento di Bergamini, poi ancora provato Allegretti, ma Grandelli stavolta gli ha detto di no. Ottima partita questa di Mattia Grandelli, benissimo, ha giocato molto bene il giocatore. Qui poi l'ottimo assist di Bergamini, questa giocatrice è dotata davvero di ottima visione di gioco. Ha trovato il suo compagno libero, non ha agganciato. Qui è Tarantola, mi sembra, sì, doversi difendere, poi lancio del disco, non agganciato dai giocatori del Buonporto, allora Mariani, nella zona di comfort, alle spalle di Campagna, Brando lascia all'uscita di Visagliana, cerca di addomesticare il pack in qualche maniera, su di lui Tarantola. Visagliana torna sui propri passi, lascia a Brando, adesso c'è la prima linea del Milano, Brando verso Buratti, Buratti, Visagliana fino al tiro, ancora Corazzari col guanto. Dal centro Cavicchioli, poi Buratti, prova il tiro, la deviazione, disco che si impenna e esce fuori dal campo. Ottima deviazione di stecca di Tarantola. Corazzari è steso giù per la stanchezza, veramente lodevole questo portiere. Impegnatissimo sia nella prima che nella seconda partita.
temperatura del palazzetto che non aiuta certo i due portieri, e soprattutto il portiere del Buonporto sicuramente molto più impegnato di Campagna. Time out terminato, e allora stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco. In questa lunga giornata di hockey. Qui attenzione, Buratti riesce a sfilare via il disco a Tarantola. Poi l'ottimo ritorno di Tarantola, se ne rimpossessa, lancia lungo verso Tomasini. Da questa parte ha provato a riservire Tarantola, ma ottima difesa di Visaiana, capito tutto. Lascia Visaiana verso Buratti, lui ha un'ottima ripartenza. Accelera un pochino, poi il passaggio verso Cavicchioli, a porta vuota, non è riuscita nel tap-in stavolta la giocatrice milanese. Allora Visaiana, da questa parte c'è Brando. Passaggio lunghissimo per la deviazione di steccato di Buratti, non è riuscito a dare la giusta angolazione. Ancora Buratti, prova ad alzare il disco, poi qualche che finisce dalle parti di Cavicchioli. Un tuffo numero 48 due volte, grandissimo sacrificio di Parmigiani. Si è opposto col corpo per ben due volte al tiro dei milanesi. Buratti. C'è proprio Parmigiani su di lui ancora una volta, ma resiste ai vari attacchi Buratti, incredibile controllo della stella di Milano. Poi Visaiana, ancora lui, passaggio al centro a cercare Buratti, ha capito tutto la difesa modenese. Qui Tarantola approfitta del liscio di Visaiana, poi ancora Visaiana su di lei a recuperare il disco. Allora Brando, ancora poco più di 3 minuti di gioco. Ah, ottimo movimento di Appendino che si libera della pressione di Allegretti. Tomasini, poi Villi, ancora Tomasini torna su di lui e lascia Bergamini. Bergamini gira dietro, sì, buona pressione di Villi, lascia disco a Quartuccio, poi recupera Villi sotto porta, non dà abbastanza forza al tiro Villi. Corazzari gli dice di no. Allora poi Tarantola prova la ripartenza a cercare lungo verso, era Santa Giuliana che però scivola via. Allora ancora Milano, Villi, via, ottimo qui Santa Giulia, ha capito tutto, poi però i milanesi recuperano, ancora Villi. Ottimo dribbling davanti alla porta di Corazzari, che in due tempi blocca il disco. Bravo Villi però a tagliare tutta la difesa e presentarsi davanti a Corazzari. Non dà forza, ricordiamo che Villi ha un piccolo infortunio al polso. Ha avuto a che fare con una sedia, ci dicono. La sedia sembra aver avuto la meglio, ma non sempre si può vincere nella vita. Bene, allora ancora Appendino. Quartuccio. L'ottimo movimento del talento, poi il palo
Disco che è rimbalzato dal palo sulla schiena di Corazzari ed è entrato, ma l'ottimo tiro del fortissimo e giovanissimo Quartuccio. Prova la quinta rete per Milano. Entriamo negli ultimi due minuti di gioco. Tomasini. Fratelli si deve dare pressione, non lo molla. Tomasini sfila via, poi Brando a bloccarlo. Tomasini riesce a servire bene il numero 41, poi però è Brando a recuperare disco, ancora Tomasini. La pressione su di lui di Brando, poi disco a lottare anche Vecchi. Un po' di confusione, ne esce Vecchi alla fine, pressione su di lui di Radaelli, sfida via Vecchi, poi arriva Mariani. Lungo la balaustra Mariani, buono intervento di Corazzari, consagra da questa parte verso Brando, arriva il tiro e con la pinza l'ottimo Corazzari si oppone, ma è buona iniziativa dei milanesi. Brando non è riuscito a dare la giusta forza al tiro. Mariani, ultimi secondi di gioco ormai. Mariani dietro porta, prova a cercare Consagra, gli restituisce il disco, si libera bene della pressione. Allora Mariani da questa parte verso Brando. Brando si accentra, Brando, poi passaggio verso Redaelli, bellissimo. Disco che si impenna davanti alla porta, Corazzari lo controlla, poi Gufler blocca tutto perché Brando aveva alzato un po' la stecca. Si riprenderà per questi ultimi 15 secondi di gioco da centrocampo, quindi attenzione qui, numero 46, il tiro, non controlla Campagna. Ora Mariani lancia lungo verso Radaelli, davanti in porta, cioè a difendere Bergamini, poi Consagra sotto porta, finisce qui. Bravissime anche le giocatrici del Milano e complimenti anche naturalmente allo Scomed Bonporto che fino alla fine ha tentato l'aggancio del gol. Sarà Milano quindi ad accedere alle finali del 4 e 5 giugno. Che vedranno le quattro squadre più forti d'Italia fronteggiarsi per la vittoria dello scudetto. Adesso rimaniamo collegati ancora qualche minuto, inquadriamo i vari saluti finali, poi cercheremo di avere qualche intervista prima della partenza appunto di questa squadra, della squadra milanese verso le finali appunto nella prima settimana di giugno, il primo weekend di giugno.
Allora, cerchiamo di farle serie, Allora, abbiamo tre delle... dovrebbe raggiungerci anche la quarta giocatrice. Per intervista cercherò di fare una domanda a ciascuna, inizierei da Chiara per campanilismo naturalmente. Chiara, vorrei qualche impressione su questa partita, insomma. Allora, diciamo che la squadra arriva da un periodo un po' così e spero che questo sia l'inizio di un periodo migliore. Ebbene, ma non manca moltissimo però. Sì, ecco, però meglio tardi che mai. Vabbè, allora, sicuramente la prima partita è stata una gran bella partita, nella seconda ci siamo un po' spenti, però il caldo, la stanchezza comunque ci sta, però siamo contenti perché abbiamo raggiunto comunque degli obiettivi che volevamo raggiungere e tutta la squadra è stata molto felice per questo. Ho visto una grande collaborazione nella squadra, cioè proprio molta intesa e tutti ne sono stati partecipi e mi ha fatto molto piacere questo, anzi penso abbia fatto piacere a tutti e a tutte. Ne approfitto per dire ad un nostro compagno di tornare perché lo stiamo aspettando. Bene, benissimo. Allora Emma invece vorrei chiedere, Emma si va quindi alle finali? Ovviamente le aspettative insomma immagino siano alte, vi siete date già un obiettivo, cosa, almeno le speranze insomma, ecco, vorrei qualche impressione, cosa se avete già iniziato a provare a discutere. Allora noi siamo, essendo ragazze parliamo tanto spesso e parliamo molto spesso di queste cose e quello che vogliamo fare noi è dare il massimo che possiamo perché sappiamo che possiamo dare tantissimo, che in certi momenti abbiamo dato mentre in altri no, quindi speriamo di poter dare il massimo per poter prendere la coppa che diciamo ce la meritiamo tanto, soprattutto anche grazie al nostro allenatore che si vede che ci tiene tantissimo. Agli allenatori vorrei dire 42 ormai sono vabbè, tutti. Però ci tengono tutti. Ci tengono tutti tantissimo, tengono. E vorremmo diciamo ringraziarvi. Bene, allora Camilla per favore. Camilla è arrivata alla rete, che è mancata della femminile, insomma, vabbè, emozioni di oggi, come ti è sembrata la squadra, girava bene? Abbiamo avuto alti e bassi in questa bassi. Partita, la prima l'abbiamo giocata meglio della seconda e riguardo al mio gol, vabbè, anche grazie a Sofia, giochiamo molto bene insieme e cioè, se riusciamo a far girare il disco, a farlo passare, il gol arriva. Perfetto. Sofia, proprio in merito a questo, una parentesi sulla squadra femminile, insomma. Rientriamo, parliamo un attimo della squadra femminile, è andata come è andata, insomma, zero gol, in compenso zero vittorie, in compenso però mi sembra che il gruppo sia stato un sì, bel gruppo. Sì, il gruppo è cresciuto molto comunque, soprattutto dato che siamo una squadra comunque appena nata. Ho visto che comunque sin dall'inizio c'è stata comunque molta intesa perché comunque non lo so, anche l'ambiente era più tranquillo e comunque ci dovevamo conoscere tutte, quindi è stato più facile, ecco, diciamo, riuscire a giocare insieme e a creare una vera squadra. Benissimo. Allora, 6 gol abbiamo fatto, dico. Vabbè. Camilla, allora qualche impressione, l'anno prossimo ripeteremo l'esperienza di Serie A. Avete speranze di crescita? Sì, sicuramente. Cioè, io penso che tutte qui siamo cresciute grazie alla femminile, soprattutto, e quindi vogliamo metterci in gioco. Brava. E sicuramente cresceremo un sacco. Va bene, allora, complimentoni ancora. Grazie. Tanti grazie. Auguroni per il weekend del 4 e 5 giugno. Volete salutare mamma e papà, no? Sì, sì, sì. Io ne approfitto. Si è staccato il gommino. Qui, quindi non è che dovete fare il grosso. Vabbè. Non rompete l'attrezzatura. Ne approfitto per salutare innanzitutto i genitori in generale, perché davvero ci accompagnano sempre, si impegnano, comunque ci portano da tutte le parti, sono sempre qui agli allenamenti. Ne approfitto anche per salutare Frankie, che oggi non c'era, però
Speriamo, esatto, speriamo di avergli tirato su un sorriso, spero sia orgoglioso di noi. Perfetto. E ne approfitto per ringraziare anche mio padre che è il, cioè il cameraman, e quindi lo ringrazio perché ci accompagna sempre anche per la crescita, i video sono molto importanti, quindi noi lo ringraziamo. Va bene, allora grazie anche da parte mia. Volete dire qualcos'altro? No? Basta, allora. Grazie ancora, potete accomodarvi. Grazie. Ciao. Allora non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione. L'appuntamento è per questa categoria e quindi tutto rimandato al 4-5 giugno, nella speranza che Milano possa portare a casa qualcosa di buono. Ancora un saluto a tutti quanti e buona giornata.